Buongiorno e grazie di esserci. È un segnale positivo la progressiva penetrazione nel gioco economico istituzionale di questo territorio del gruppo Casillo, la holding di Corato, leader mondiale nell'acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano, leader mondiale attraverso controllate nella produzione e commercializzazione di semola e molte altre diversificazioni imprenditoriali. L'attacco segue con molta attenzione la presenza di questo gruppo. Da anni ormai abbiamo raccontato dell'interlocuzione felice con la Fondazione Zaccagnino a San Nicandro, abbiamo raccontato dell'operazione altrettanto felice di Borgo Libertà con l'acquisizione di una storica cooperativa a 20 km da Cerignola, abbiamo raccontato anche dell'esito infelice dell'acquisizione dei silos di Borgo Incoronata che scatenarono reazioni dei micropoteri del territorio. Ma questo gruppo adesso c'è evidentemente, questo investimento forte sulla ricerca universitaria, sulla ricerca d'eccellenza è un segnale positivo. La stessa interlocuzione con i vertici della società di calcio è il segnale di una volontà di divenire parte integrante appunto del tessuto istituzionale di questo territorio, perché è evidente che una società di calcio attraverso il sostegno che andrà naturalmente poi a costruirsi nella forma di generose o robuste sponsorizzazioni, nella forma dell'acquisizione di quote di minoranza, ma è evidente, come dire, che il rapporto con una società di calcio è un'ulteriore vetrina ed è un ulteriore step di istituzionalizzazione di una cordata, di un aggregato di interessi. Ora, con tutte le smentite o i distinguo del caso, però a noi sembra assolutamente positivo registrare la presenza di investitori che vengono da fuori, che scommettono su questo territorio, che fanno capire che questo territorio è attrattivo, ha potenzialità importanti e che finalmente immettono aria fresca. Ok, perché questo ceto imprenditoriale del capoluogo ha dimostrato di non essere all'altezza delle sfide, all'altezza delle qualità complessive del nostro territorio. Grazie, alla prossima.